Generale Graziano è stato già comandante, comandante dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Difesa, attualmente presiede il Comitato Europeo delle Forze Armate. È un personaggio che tutti gli abruzzesi e gli italiani in questo momento hanno imparato a conoscere meglio, perché lo vedono sulle televisioni che hanno manifestazioni di approfondimento sulla guerra russo-ucraina e lo leggono su tutti i giornali nazionali. Noi l'abbiamo invitato per sottolineare l'ingraziamento che l'Abruzzo tutto ha nei confronti del Corpo degli Alpini, che ha una lunga e storica tradizione di presenza nella nostra regione, che vede tanti abruzzesi aver servito le penne nere durante il servizio di leva o durante i servizi professionali. E lo abbiamo fatto nell'anno in cui ricorre il 150° anniversario della fondazione del Corpo, e lo abbiamo fatto appunto come gesto di grande gratitudine per tutto quello che gli alpini hanno fatto per noi durante le tragedie che abbiamo avuto in questa regione, ultime delle quali il sisma del 2009 e il sisma del 2016-17, la grande nevicata del 2016-17. Sono un momento molto importante che ahimè cadeva in questa fase di grande preoccupazione dei destini europei. Voglio ringraziare il generale Graziano solo per la disponibilità, e si è visto, si sentiva molto a suo agio all'Aquila in Abruzzo, ma anche per aver tenuto una relazione molto profonda che segna le fasi di sviluppo in cui la nostra nazione si troverà a dover giocare un ruolo, si spera, di costruttore di pace. Credo che abbiamo fatto molto bene a segnare l'anniversario del 150° anniversario degli Alpini con una seduta solenne. Oggi abbiamo inteso, grazie alla votazione unanime dell'Ufficio di Presidenza, dare il premio a Claudio Graziano, il premio della rinascita. Claudio Graziano è il generale più longevo in servizio del Corpo degli Alpini nel 150° anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini. Un legame tra l'Abruzzo e gli Alpini indissolubile che di fatto è consegnato alla storia, ed è un modo anche per dire grazie all'attenzione e la vicinanza che l'esercito, ma in particolare il Corpo degli Alpini, ha avuto nell'immediatezza e nella prontezza del sisma del 2009, che qui a breve si celebrerà anche purtroppo l'anniversario del terremoto. Beh, tutte le regioni, l'Italia guarda con preoccupazione quello che è successo ad est con l'invasione indiscriminata da parte della Russia e dell'Ucraina. Chissà se ci fosse stata una vera difesa europea, se questo sarebbe successo. Un discorso di grande profilo dove si sono tracciati dei temi. Tutti siamo per la pace e vogliamo la pace. La parola guerra non era nel nostro vocabolario. Oggi purtroppo torna nell'agenda la parola guerra e la parola nemico. Ahimè. Ma dobbiamo prepararci a una difesa comune europea per prevenire questo tipo di fenomeni, perché la guerra noi l'abbiamo vissuta, i nostri nonni lo hanno vissuto, è qualcosa di aberrante dove l'uomo combatte l'uomo, e noi dobbiamo evitare con ogni azione che questo si ripeta. Comunque, tornare all'Aquila poi in particolare rappresenta un momento anche questo particolare, perché l'Abruzzo è sempre stata terra forte, terra di alpini, di reclutamento tradizionale delle truppe alpine, da sempre. E questi sono i momenti, i motivi per cui sono, per come alpino, contento di essere qua, è vero. Si rimarrà alpini tutta la vita, specialmente quando uno va in congedo, in cui si lega ancora di più a quella che è stata la sua storia, alla sua vita. Perché se sono quello che sono, lo devo i miei soldati, i miei alpini, i miei militari. Il 24 febbraio del 2022 effettivamente è stato come svegliarsi dalla pace della Belle Époque e trovarsi nelle trincee della prima guerra mondiale. E perché è arrivata la guerra convenzionale in Europa, non più quella che noi pensavamo che fosse la guerra del futuro, una guerra ibrida, condotta con sistemi diversi, anche con mezzi convenzionali, soprattutto col terrorismo, con la cibernetica, con l'intelligenza artificiale, che è un pericolo che rimane, che c'è, ma sono tornata la guerra vera, ed è rientrata soprattutto nel vocabolario dei paesi occidentali, sono tornate due parole che nessuno voleva sentire, che nessuno piace sentire, che sono la parola guerra e nemico. Noi abbiamo parlato di rischi alla pace, abbiamo parlato di minaccia alla pace, oggi purtroppo stiamo parlando di guerra e di nemici. Nessuno di noi vuole la guerra, tutti noi auspichiamo una situazione negoziale, una soluzione negoziale che permetta una ripresa corretta della vita.
ma c'è il cavoluto del mondo è cambiato. Dal 24 febbraio di quest'anno il mondo come era non è più. Un solco è stato scavato, sicuramente ci sarà una soluzione, però questa soluzione sarà una soluzione temporanea per una crisi permanente che continuerà a investire il mondo e che deve farci avere la consapevolezza, questa consapevolezza, che dobbiamo completare una vera Europa della difesa, in quello che è stato delineando proprio nel discorso del Presidente, che in Europa si chiama approccio integrato, che vuol dire utilizzare i poteri a disposizione dell'Unione Europea, che sono il potere politico, il potere economico, il potere informativo e il potere militare. È lo spirito alpino, è uno spirito di forza, di sacrificio, di altruismo, di sapere costruire mattone dopo mattone la realtà, di mantenere la tradizione, di mantenere i valori. E queste qui sono tutte cose di cui noi dobbiamo riappropriarci.